Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo con un'altra tragedia della strada. Non è successo in un tratto di strada aretino, in questo caso dell'Autosole, ma a perdere la vita è stato un 61enne aretino. Il servizio. Ancora un terribile incidente lungo la 1, ancora una vittima aretina. A perdere la vita Carmine Cutillo, 61enne di Bucine, travolto ed ucciso da un camion, un impatto che non gli ha lasciato scampo. Il drammatico incidente poco dopo le 18.30 di giovedì 29 giugno tra la confluenza della 11 e l'uscita di Scandicci. Immediata la paralisi della circolazione, con l'autostrada del Sole rimasta a lungo bloccata sia dai mezzi di soccorso che dalla polizia stradale, intervenuta per i rilievi di legge per regolare la circolazione, riaperta solo in serata. Resta ancora da chiarire la dinamica della tragedia, da capire perché l'uomo abbia accostato nella piazzola per poi muovere pochi passi verso le corsie di marcia. Una notizia che adesso lascia incredula l'intera comunità di Bucine. Si tratta della seconda vittima aretina nell'autostrada del Sole in una settimana. Lo scorso giovedì a perdere la vita Kesia Buscema, una studentessa di Chiusi dell'Averna che con la sua famiglia stava tornando da una breve vacanza. Un terribile incidente tra le uscite di Fabbro e Chiusi nel comune di Città della Pieve. Per sostenere la famiglia della giovane, gli amici hanno organizzato anche una colletta online che ha raccolto più della metà dei 10.000 euro posti come obiettivo dai promotori. E un altro incidente si è verificato stanotte intorno alle 4 in provincia di Arezzo, ha visto coinvolta un'auto con quattro giovani al suo interno lungo la strada provinciale 25 della Misericordia che collega Castiglion Fiorentino a Lucignano, quindi siamo in Val di Chiana. L'auto, per motivi in corso di accertamento, è finita fuori strada, sono stati allertati i mezzi del 118, quattro, come dicevamo, i giovani coinvolti che sono stati trasportati due all'ospedale della Fratta, altri due invece all'ospedale San Donato. Per fortuna nessuno di loro versa in gravi condizioni. Metteva a segno colpi in tabaccherie e distributori, poi fuggiva usando targhe rubate. È stato scoperto e fermato dalla Polizia Municipale di Arezzo. Aveva messo a segno numerosi furti con scasso ad Arezzo e provincia, nel mirino tabaccherie e distributori. Dopo aver colpito, fuggiva usando targhe rubate. Adesso è stato fermato e denunciato dal personale del nucleo investigativo della Polizia Municipale di Arezzo, che da giorni aveva dato il via a un'attività di indagine. Nel tempo, infatti, erano state presentate molte denunce, non solo alla Municipale, ma anche a Carabinieri e Polizia. L'uomo era solito scassinare casse automatiche di distributori di carburante, di bevande o compiere furti in tabaccherie e negozi, il tutto però con un insolito modus operandi. Per non lasciare traccia, prima dei furti rubava sempre targhe di autoveicoli di marca e modello identici alla sua, sulla quale poi provvedeva ad applicarle per sviare le indagini, ma è stato fermato nella zona dell'ospedale San Donato dagli agenti della Municipale. All'interno della sua auto sono stati trovati oggetti da scasso e le ultime targhe che aveva rubato per compiere furti. Tutto è stato posto sotto sequestro. L'uomo è stato denunciato per furto con scasso, ricettazione e detenzioni di oggetti atti allo scasso. Adesso sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare se abbia agito anche fuori dalla provincia aretina, in particolare in alcune località turistiche nella costa tirrenica. Un vademecum contro le truffe agli anziani. A pubblicarlo è stato il Ministero dell'Interno con la collaborazione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno aderito alla quinta edizione della campagna nazionale per la sicurezza degli anziani, promossa insieme all'Associazione Pensionati di Confartigianato Persone. Il vademecum potrà essere ritirato presso gli uffici della Polizia di Stato di Arezzo e grazie alla collaborazione della diocesi sarà anche distribuito in tutte le parrocchie. Oggi giornata di maltempo, vedremo insomma poi nelle prossime ore come si svilupperà la situazione. Per il momento non ci sono stati gravi disagi, perlomeno nel territorio aretino, in quello toscano invece purtroppo sì, ma insomma, come sappiamo, siamo in piena estate e allora sarà anche stagione purtroppo di incendi. Per questo arrivano le raccomandazioni da parte della Regione Toscana.
È scattato in tutta la Toscana il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nel periodo a rischio incendi boschivi, dunque sino al prossimo 31 agosto, e poi vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in brasserie e barbecue. Anche in questi casi andranno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. La Regione potrà comunque prolungare il periodo di divieto assoluto anche per un singolo territorio comunale in base all'indice di pericolosità per lo sviluppo di incendi. Durante il periodo a rischio è disponibile sull'home page regionale un bollettino di informazione per la cittadinanza, predisposto secondo un format condiviso a livello nazionale che consente di visualizzare in maniera semplice ed immediata su una scala a 4 colori il livello di rischio giornaliero per lo sviluppo e la propagazione di incendio boschivo. Oltre al monitoraggio del rischio è prevista anche una sezione che evidenzia i comportamenti corretti che ciascuno deve tenere, sia per evitare l'innesco di un incendio forestale che per segnalare un avvistamento. Chiunque si trovasse nei pressi di un focolaio di incendio boschivo può segnalarlo al numero unico di emergenza 112 o al numero verde della Sala Operativa Regionale Antincendi Boschivi. Il nuovo comitato del Corecom Toscana ha iniziato la sua attività e si è presentato ai cittadini negli scorsi giorni alla presenza del presidente della regione Eugenio Giani e del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. È una staffetta tutta aretina perché dopo il valdarnese Brogi, adesso a presiedere appunto il Corecom è Marco Meacci. Fanno parte del comitato anche Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, vicepresidente, Bianca Maria Giocoli e Biagio De Presbiteris. Il neo presidente Meacci ha lanciato un tour per tutto il territorio toscano. Stiamo già pensando, ha detto, di ascoltare tutti gli operatori dell'informazione per conoscere le loro esigenze e trasferirle anche al Consiglio regionale. Siamo alla politica. Oggi il deputato di Fratelli d'Italia, all'iniziativa del partito che si è tenuta proprio ad Arezzo, pensando alle elezioni regionali 2025. Sentiamo allora in questa nostra intervista quali saranno i temi appunto di questa campagna elettorale e anche il probabile candidato. Per noi la sfida non è quella di conquistare la regione toscana, se gli elettori ci daranno questo compito, e quindi la nostra sfida è governarla bene, riuscire a uscire dalla logica che ha ripiegato questa regione su se stessa. Dobbiamo pensare a un sistema portuale capace di fare invidia a Rotterdam, a un sistema del riciclo dei rifiuti che possa competere con Israele, a una gestione del turismo che sia sostenibile e di qualità come a Barcellona. Questi sono gli obiettivi che ci dobbiamo porre. Le logiche dei litigi, degli assestamenti interni e di chi va a fare cosa le lasciamo al Partito Democratico ripiegato su stesso, che ha impedito alla regione toscana di crescere come poteva crescere in questi anni. Il sindaco di Pistoia è bravissimo, poi dopo su questo ne parleremo con gli alleati, lavoreremo, lui tutte le volte che glielo chiediamo dice che vuole continuare a occuparsi bene di Pistoia e per ora fa bene il sindaco di Pistoia, sta continuando a fare benissimo il sindaco di Pistoia, noi proveremo a continuare a insistere per convincerlo, ma vedremo, c'è tempo. Sanità d'eccellenza ad Arezzo, nasce il primo servizio di medicina legale ospedaliera in Italia, sentiamo. La figura del medico legale è una figura vista dai cittadini come una figura a cui ci si rivolge quando il danno è stato determinato. In questo caso invece il medico legale sta insieme ai clinici e li aiuta a individuare il percorso corretto non solo dal punto di vista terapeutico ma soprattutto da un punto di vista appunto medico legale e deontologico. Una connessione diretta tra ospedale, operatori sanitari, utenti e medicina legale. È l'ASL Toscana Sud-Est la prima azienda sanitaria pubblica in Italia ad aprire un servizio di medicina legale clinica ospedaliera in un ospedale pubblico non universitario. Abbiamo assunto e formato 3 medici che si sono formati proprio in medicina legale clinica, che saranno a disposizione di tutti i medici del San Donato per ora, ma a breve anche degli ospedali senesi e dell'ospedale di Grosseto,
per essere chiamati a consulenza al letto del malato, così come tutti gli altri specialisti, come i cardiologi, i neurologi, gli ortopedici, i gastroenterologi, in modo che un problema si possa analizzare, criticizzare, trovare la migliore soluzione prima che in genere scelte che poi possono essere giudicate o valutate erronee. L'obiettivo del nuovo servizio avviato al San Donato è dunque quello di fornire consulenza e informazioni ad operatori sanitari ed utenti su questioni di interesse medico-legale. Questo servizio, diciamo, è un elemento che può parlare anche a problematiche, come si dice, eticamente sensibili, insomma, quindi dare le giuste informazioni, creare la giusta conoscenza, la giusta consapevolezza nelle persone che si interfacciano col sistema sanitario o che devono assumere decisioni, diciamo, anche sensibili, delicate, per cui credo sia un servizio davvero di grande valore. L'attività di consulenza si svolgerà presso il reparto di degenza, nelle stanze dedicate all'interno dell'ospedale oppure attraverso la teleconsulenza. Approvati e di prossima esecuzione i nuovi interventi di manutenzione sugli edifici scolastici del comune di Arezzo, oggetto dei lavori le scuole primarie Leonardo Bruni, Pescaiola e Chimera negli edifici di via Pierluigi da Palestrina e via Benedetto Croce. Si procederà all'impermeabilizzazione della porzione piana della copertura per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua. L'importo totale dei lavori ammonta a 145.000 euro, dei quali 85 per la scuola Leonardo Bruni. L'edificio di via Mochi sarà invece oggetto di opere di efficientamento energetico e di sostituzione degli infissi. Costo dei lavori 170.000 euro. Torniamo al Pionta, ve ne abbiamo già parlato ieri, sono giorni di festeggiamenti o comunque sia di celebrazione di una ricorrenza davvero molto importante per Arezzo, la chiusura del manicomio. Franco Basaglia diceva che dietro la malattia e la sofferenza spesso vi è una storia di ordinaria infelicità che deve essere condivisa e supportata, perché non ci deve essere figli di un Dio minore. Hanno messo in mostra le diverse abilità per valorizzare l'esperienza dei laboratori artigianali. Al Pionta è stata così una giornata di festa per celebrare la chiusura dell'ospedale psichiatrico aretino a 33 anni di distanza. Era infatti il 29 giugno 1990. I laboratori della salute mentale Arezzo sono tre ad oggi. E un laboratorio si occupa di giardinaggio e orticoltura, un altro di cucito e tessitura e il terzo è un laboratorio di bricolage e falegnameria. Sono un momento importante per persone che escono da un momento di criticità, ecco, per recuperare spazi di normalità, di condivisione con gli altri, anche per rimettersi in gioco. Tra i promotori dell'iniziativa Vive il Pionta anche il centro Franco Basaglia, da sempre impegnato a combattere fenomeni di esclusione e al fianco dei più fragili. Perché abbiamo voluto far vedere ciò che fanno nei laboratori? E avete visto le diverse abilità, cosa sono capaci di produrre. È che spesso i ragazzi, oltre questo dove trovano anche operatori dedicati, hanno il sostegno delle famiglie, però le famiglie vorrebbero vedere anche uno sbocco lavorativo che possa dar ragione a queste diverse abilità, soprattutto per persone più giovani che stentano invece a trovare un inserimento reale. Casa Bruschi ha un nuovo allestimento, ci sono 11 nuove opere che rimarranno stabilmente nella Casa Museo del noto antiquario di proprietà di Intesa San Paolo. La condivisione delle collezioni d'arte di proprietà della banca è uno dei pilastri del progetto Cultura di Intesa San Paolo. È evidente che la sinergia e il lavoro con la Fondazione Bruschi e con questa Casa delle Meraviglie si concretizza di mese in mese, di anno in anno. Fa piacere registrare come a distanza di pochi mesi la condivisione e il riallestimento di opere, gli interventi sull'infrastruttura della casa e le attività condivise siano un elemento di profonda soddisfazione per Intesa San Paolo e per la Fondazione Bruschi. Da Pontormo a Fattori sono 11 i dipinti che sono andati ad arricchire il nuovo allestimento della Casa Museo di Ivan Bruschi e che arrivano dalla collezione di Intesa San Paolo. Comodato permanente,
Quindi questo è importante, quindi rimarranno qui con noi, e questo appunto grazie al nostro amministratore, grazie anche al nostro curatore che ha allestito un nuovo percorso museale, appunto valorizzando sia anche il percorso ma anche l'intera opera, diciamo, architettonica della nostra casa. Dai quadri di Pontormo, di Alessandro Allori, fino ad arrivare al guado di Giovanni Fattori, cercando proprio di intendere come sia possibile introdurre delle novità in un tessuto già di per sé stesso molto ricco e significativo all'interno non soltanto della storia del collezionismo ma anche nella storia dell'arte, attraverso appunto una serie di capolavori che vengono proposti per la prima volta qui ad Arezzo e che qui rimarranno a testimonianza di un virtuoso rapporto con Intesa San Paolo che in qualche modo tutela d'ora in avanti la ricchezza e, come dire, la cultura di Casa Bruschi. In corso il Passioni Festival, ieri è stata la giornata di Sabina Guzzanti. L'intelligenza artificiale comunque è arrivata, eh? Cioè ci siamo. La prima conseguenza che ci sarà è quella di un'ondata di disoccupazione pazzesca, perché l'intelligenza artificiale sa fare tutto praticamente, tranne credo mettere i lacci delle scarpe, cioè le cose con le mani gli vengono male. Sabina Guzzanti, protagonista al Passioni Festival. Sul palco dell'Arena Eden, l'attrice, scrittrice, autrice e regista ha presentato il suo ultimo libro Anonymous, vecchi rivoluzionari contro giovani robot. Una commedia che ruota attorno a molti temi di grande attualità, tra cui spiccano l'avvento dell'intelligenza artificiale con le problematiche che porta con sé è il cosiddetto divario digitale. Uno dei personaggi, insomma, più importanti, più di impatto all'interno anche di questa edizione del Passioni Festival, è sicuramente una figura in qualche modo iconica dello spettacolo, della satira, dell'ironia italiana e ora anche della letteratura, nel senso che ha scritto questo romanzo. Sabina Guzzanti è un bel personaggio. Prima di lei al Passioni Festival, Francesco Niccolini, autore, sceneggiatore aretino, che assieme a Sandra Gesualdi ha presentato La scuola più bella che c'è, Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi. Sono ormai 8-9 anni che convivo con Don Milani, perché prima ci ho fatto uno spettacolo teatrale e ora poterci tornare sopra per scrivere il libro è stato molto bello, ma perché Don Milani ti lascia addosso un segno che non se ne va mai, perché ti gratta via l'anima e la pancia e continua a far riflettere, passa il tempo e diventa più attuale, non meno. Per cui è stata una grande occasione poter scrivere una biografia dedicata a Don Lorenzo Milani, non solo per parlare di lui ma per riflettere anche del presente. E le previsioni meteo proprio per il Passioni Festival hanno fatto decidere l'organizzazione di spostare, anziché all'Arena Eden, al Teatro Mecenate l'incontro, la serata spettacolo che questa sera vedrà arrivare ad Arezzo, quindi nella sua terra, Enzo Ghinazzi in arte pupo. Parliamo di teatro perché a Montagnano è tornata la rassegna di teatro popolare Il Giogo. Da grande cosa vorresti fare? L'avvocato, l'ingegnere, il professore, il politico, oppure il calciatore, il cantante, lo scienziato, addirittura l'astronauta. No, io da grande vorrei essere... È tornato il teatro popolare con 10 giorni di teatro, cultura ed enogastronomia sotto il cielo di Montagnano. Fino all'8 luglio 7 compagnie di teatro popolare dialettale provenienti da tutta Italia si passeranno il testimone sul palco di Piazza della Chiesa per la 32esima edizione del premio europeo di teatro popolare Il Giogo. Noi tra l'altro siamo anche affezionati, ci sono tanti gruppi che poi spesso tornano perché ormai c'è anche un rapporto di amicizia. Ci sono dei rapporti personali, ormai sono veramente tanti anni che facciamo la rassegna e quindi tante volte anche il lato emotivo, affettivo che ci fa scegliere le compagnie. Mi sono dimenticata di chiudere il rubinetto del gas. Ero talmente impegnata a guardare la partita che non ho sentito l'odore del gas. E poi tanto era la tensione, mi sono accesa una sigaretta.
E boom! Eppure è scritto chiaramente nei pacchetti di sigarette. Il fumo uccide, signore, ma cosa mi combina, eh? La prima compagnia a salire sul palcoscenico è stata la Nave dei Folli di Arezzo con lo spettacolo L'Usciere, una storia che parla sotto forma di parodia delle figure di vittima e carnefice. Pronto? Sì? Chi è il prossimo, signorina? Il senatore! Me lo mandi subito, sì, sì. Che soddisfazione che ho quando un politico viene a trovarmi. Oh, senatore, senatore, benvenuto. Lo sa che nel girone dei ladri disonesti lo stanno aspettando? Lo sa? Ci spostiamo adesso invece a Cortona, dove domani prenderà il via il Festival della Musica Sacra. Il primo concerto sarà della nota artista Noa. Ma un grande festival che ha avuto sin dall'inizio una lungimiranza, la 20ª edizione, quindi vuol dire che il festival ormai fa parte degli eventi estivi di Cortona, molto importante, sponsorizzato evidentemente anche dall'amministrazione comunale di Cortona. Si toccano varie location, molte chiese, non solo dal punto di vista dell'importanza, dal punto di vista del culto, ma anche dell'arte, quindi potranno vedere i nostri ospiti le varie chiese di Cortona, fruirle e soprattutto anche ascoltare buona musica. Un complimento agli organizzatori per aver portato al primo evento la cantante Noa, una cantante che conosciamo tutti e che ha veramente grande successo, riscuote nel pubblico, e non era scontata, e questo risultato ci fa piacere. Altri interventi salienti sono il mercoledì, che celebreremo l'anniversario di Luca Signorelli con un magnifico concerto dell'Anonima Frattoristi col coro Armonioso Incanto, eseguito con strumenti dell'epoca in Santa Maria Nuova. Poi avremo il nostro Santucci con Massimiliano Rossi, che farà un bellissimo concerto in Duomo il giovedì. Poi avremo la parte conclusiva, dove ci sarà il venerdì intanto l'incontro con il Gran Maestro dell'Ordine del Santo Sepolcro, Cardinale Filoni, a San Francesco nel pomeriggio alle 18:30, per poi avere un concerto sulla Resurrezione presentato a Pompei recentemente con l'Orchestra Fidel Sette Amati, che il giorno dopo, sabato, con Monsignor Marco Frisina, che è il nostro direttore artistico, sarà praticamente, farà un concerto sempre di conclusione a San Domenico, per poi avere a mezzanotte in piazza del comune Vincenzo Incenso, che è un grandissimo autore, che ci farà sentire, farà un percorso insieme a noi sulla musica, e per poi finire col concerto dell'Alba alle Celle con Serena Caporale. Senza poi, ecco, mi sono dimenticato perché poi cerco di andare un po' velocemente, però ovviamente senza nulla togliere i grandi concerti che ci saranno domenica pomeriggio con il coro della Farnesina, e il lunedì e il martedì avremo altri bellissimi concerti sia a San Filippo che a Santa Maria Nuova, un quintetto e un quartetto, sempre con la musica sacra nella musica classica e nella lirica. Lutto per il Calcit di Arezzo. Pochi giorni fa è scomparso il cavaliere Gilberto Fratini, ideatore del trofeo Fratelli Nofri per il Calcit. Fratini fu pioniere insieme agli amici della caccia di indicatore, della manifestazione avviata fin dai primi anni della fondazione proprio del comitato da parte del consiglio direttivo. Un ricordo, un grazie per il generoso impegno e sincere condoglianze alla famiglia, le quali ovviamente si aggiungono anche quelle della nostra redazione. Siamo allo sport, sono 151 gli iscritti in rappresentanza di 23 squadre, di cui due straniere, al Giro delle Valli Aretine, una delle classiche del ciclismo del nostro territorio e non solo, una sfida a livello nazionale per elite e under. Domenica prossima, con partenza da Rigutino e arrivo al parco di Lignano Rigutinelli, appunto in programma la 62esima edizione, valida anche come trofeo Rosini Impianti. Tra i protagonisti più attesi il russo Igoshev, che due anni fa sfrecciò a Cesa e che in questo 2023 ha conquistato il Giro della provincia di Biella, ma anche altri suoi
connazionali che correranno con la formazione spagnola. E ancora l'altra squadra straniera è la Zappi di matrice britannica. L'edizione 2023 scatterà alle 13.30 da Rigutino e si chiuderà in salita al parco di Lignano verso le 17.30. Ed infine parliamo di pesca, pesca sportiva per la precisione, perché domenica prossima 2 luglio ai laghi di Tripoli si terrà un grande evento di pesca sportiva dove parteciperanno campioni della maglia azzurra della pesca alla trota di lago. Sono state immesse 14 quintali di trote e i campioni si sfideranno in una gara appassionante. Il lago è gestito dalla famiglia Brogi da oltre 30 anni, la sua profondità è di circa 18 metri con le sue acque di sorgente, appunto cristalline e incontaminate, ospiterà questo importante evento riconosciuto anche dal CONI come appunto uno dei più importanti in tema di pesca sportiva. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.